Questa edizione di Monti Sorgenti avrà anche un gran finale affidato al teatro e ne parliamo con Alberto Bonacina. Di che cosa si tratta? Allora, sarà uno spettacolo dedicato al tentativo di conquista dell'Eiger, al primo tentativo di conquista italiano dell'Eiger avvenuto nel 1957, che ha visto come protagonisti due lecchesi, Claudio Corti e Stefano Longhi, tentativo che non è andato a buon fine, che si è poi trasformato in una tragedia. E in cosa consisterà? Allora, ovviamente il teatro, essendo comunque un linguaggio artistico, non ne farà una cronaca, ma prenderà un particolare taglio. È uno spettacolo su cui stiamo lavorando tuttora. Il testo è un testo inedito che è stato scritto da Mattia Conti, che è un giovane scrittore del territorio in grande ascesa, e quindi cercherà, come dire, di raccontare la parte più emozionale dell'andare in montagna in generale e in particolare di questa tragedia, di questo episodio. Abbiamo scelto di assumere quale punto di vista quello di Stefano Longhi, perché c'è un aspetto che ci ha colpito particolarmente. Stefano Longhi, il corpo di Stefano Longhi, per quasi due anni rimane appeso sulla Nord dell'Eiger prima di essere recuperato, quindi ci siamo immaginati, insomma, una sorta di Spoon River dell'alpinismo, dove Stefano Longhi si fa voce narrante, ma verranno poi evocati comunque anche le figure di Karl Manninger, di Tony Kurz e di Mario Menti. Questo spettacolo si tiene con la collaborazione di uno sponsor particolare? Questo spettacolo, sì, allora, è stato coprodotto dalla mia compagnia, che è lo Stato dell'Arte, insieme al CAI Sezione di Lecco, e ha uno sponsor particolare molto importante in questo settore, che è DF Sport Specialist. Bene, l'appuntamento è per? L'appuntamento è per il 25 di maggio alle 21 in sala Ticozzi a Lecco.